nuova offerta speciale, acciaio svedese in confezioni da 3, 5, 9 pezzi. Non perde il filo, non si spunta, non invecchia. Coltello per il pane, per la carne, per disossare. Quanto? Solo lo stock, 3 pezzi, 59.000. Marco, che ci fai qua? È successo qualcosa? Ma no, niente. Hai una faccia? Non ho dormito stanotte perché ho guidato. Ah, sei qua in vacanza? Sì. Quest'anno sono tornati i tedeschi. Ma stai male? Ma niente, da ieri. Hai la febbre, Marco. Andiamo a casa? Dai, andiamo. Ma che idea fare il bagno con la febbre, scusa? No, mettila in garage. Così entriamo direttamente con l'ascensore. Ma perché? Non mi va di lasciarla al sole. Vieni, vieni, entra. Accendo la luce. Hai visto là? Ci sono dei ragazzi che mi danno una mano a togliere la carta, ma non finiscono mai. Aspetta, ti faccio entrare un po' d'aria. No, lascia, per favore. La luce mi dà fastidio. Ma come fa a fare tutti così? Vieni con me. Vieni sul divano. Dammi la borsa. Ecco. Siediti. Ecco, siediti. Vado a prendere il termometro. Non c'è bisogno. Dai retta, dai retta. Solo tu potevi prendere l'influenza d'estate. Non voglio niente, grazie. L'università? Il lavoro? Fai sempre quelle cose nei cantieri? Eh? Ma che bisogno c'è di spaccarsi la schiena per 2 lire? Vabbè, l'università non ti va bene, senti, d'accordo, scusa, però... Non è che hai una coperta? Una coperta? Va bene, te la prendo. Ecco. Sdraiati. Io comunque devo partire. Con quella faccia. Stai malissimo. Ma prima ti devo parlare. Lo so. Io lo so che mi devi parlare. Vabbè, se già lo sai, è inutile che parliamo. Di. È per la vendita della casa? Senti. Io ho già parlato con l'agenzia immobiliare. Ho dato la mia delega. Non posso tirarmi indietro, neanche volendo. Io sto qua per chiederti se hai cambiato idea. Ma tu conosci la mia attività, no? La conosci? Ho aspettato, ma ho bisogno di quei soldi, ne ho bisogno. E anche con mamma eravamo d'accordo di vendere la casa sin dall'inizio. Tu te la rigiri come ti pare. No, tu vedi il male dappertutto. No, non è male. Non è male levare la casa a lei e anche a noi, no? Levare la casa? Ma io ho sempre pensato a voi. Io ho dei debiti. E poi non mi devo giustificare con te.
se hai ragione, spiegami. Se tu hai ragione, io capisco, spiegami. Lo sai benissimo che non è una cosa giusta. Umanamente neanche. Ma che umanamente, umanamente? Tu la rigiri come ti pare, la metti a modo tuo. Vabbè, ho capito. Io ho dei fornitori da pagare. Capisci pagare? È inutile. No, non è inutile. È inutile! Quella là dove sta? Quella là chi? Quella là, come si chiama? Maura, no? Hai visto che lo sai benissimo come si chiama? Non c'è. La settimana di Ferragosto la passa con i suoi figli. Ce l'hai anche con lei? No. Ma cosa credi che mi è convenuto? Per me, da tutti i punti di vista, era molto meglio prima. Per il lavoro, per la gente, per voi, per tutto. 9 su 10 magari capiterà anche a te. No, a me no. Adesso dici così. Ma la vita non si può stabilire da prima. Marco, ascolta. A me Maura all'inizio manco mi piaceva. E poi ho scoperto che hai visto come cammina. Che zoppica un po'. Forse io mi sono immaginato che era una donna che magari aveva anche sofferto, eh? Sono cose che succedono, eh? Hai una persona di fianco e all'improvviso ti accorgi che ti sei innamorato, eh? Anche a te, voglio dire, non hai incontrato nessuno. Noi non ne abbiamo mai parlato. Sai di cosa, quel pomeriggio quando eri ragazzino. Ma di che parli? Capisco che è brutto anche da ricordare, ma forse è passato abbastanza tempo. Ma di che parli? Non l'ho detto con nessuno, Marco. Non l'ho raccontato a nessuno. Non parlare. Ti devo parlare invece. Ascoltami. Quando è successa quella cosa, Marco, ecco, quando è successo, io non sapevo cosa fare. Che cazzo dovevo fare? Io ho cercato di aiutarti a modo mio. E a modo tuo. Ecco, e adesso tutte le colpe sono le mie, vero? Ma sta zitto, papà. No, non sto zitto. Io non sto zitto. Tu mi ascolti adesso. Mi ascolti? Quando è successa quella cosa, Marco, per me non era proprio un problema, e neanche oggi è un problema da rovinarsi la vita, va bene? Cosa pensi che sia tuo padre? Secondo te io sono una carogna? Beh, non hai capito un cazzo di me. Io ho capito tutto di te. Ah, sì? Allora, sai, bisognava parlarne di quella cosa molto a lungo prima. Forse t'avrebbe aiutato a crescere. Devi stare zitto. Io vado a farmi una doccia. Tu pensaci. Mi ha fatto piacere che sei venuta a parlarmi. Veramente.
papà? Papà? Che c'è? Chi vuole venire? Tu. Sì, tu. Come ti chiami? Robby. Qual è il tuo più grande desiderio, Robby? Vorrei volare. Thank you.
Ecco, qua c'è il bagno. Se sta male, le posso chiamare un medico? No, no, solo l'influenza. Voglio dormire. Anzi, domattina può non far entrare nessuno, nemmeno per pulire? Ma vedrà, qua è tranquillo. Comunque mi può lasciare un documento? Che documento? Per registrare. Glielo devo dare adesso? Sì, perché abbiamo avuto la finanza un mese e mezzo fa. Senta, scusi. Se domattina vengono per me, mi può avvisare prima?
Si tiri su. Su, su. Si tiri su, venga. Venga, venga. Metta giù le gambe. Tolga la maglietta. Trattenga il respiro. Adesso può respirare. Tossisca. Ancora. Da quanto tempo ha la febbre alta? È da ieri che sta a letto come un morto. Non volevi il dottore, ma alla fine ho deciso di chiamarla. E intanto bisogna fargli scendere la febbre. Dategli questo. È molto debilitato. Deve prendere anche questo. Buongiorno. Chi è? Ci sono dei signori per lei. Che signori? La polizia. Sì, ecco. Si sente bene? Ecco. Si sente male? L'influenza. Si sieda se sta male. Adesso sto meglio. È successa una cosa gravissima. Una disgrazia a suo padre. Che è successo? È morto. È stato ucciso. E chi è stato? Tanto lei adesso deve venire dal magistrato. Le viene da ridere? No, non lo so perché. Fatto nervoso. Io piangerei se sapessi che è morto mio padre. No, non vuol dire. Anch'io, amico, pianto quando è morto mio padre. Marco. Ti ricordi di me? Hai visto? Hai visto quello che è successo? Si accomodi. La faccio riaccompagnare. Le devo fare le mie condoglianze, purtroppo. Sai che... Suo padre aveva dei nemici. Non si sente bene? Vuole che chiamiamo un medico? Ho avuto la febbre. Possiamo riprendere? In che rapporti era con suo padre? Inutile che glielo dica. Tanto gliel'avrà detto già quella donna che è uscita prima. Chissà che cosa ha detto su di me. Risponde alla domanda, la prego. Non ci parlavamo.
Perché era venuto qui? Per parlargli. Di cosa doveva parlargli? Della vendita ad un appartamento. Quanto vale l'appartamento? Può fare una stima? Quanto vale? Non lo so. 400? 500 milioni? Forse. Non lo so. Lei ha sua madre e una sorella. Sì. Cosa, sta calcolando quant'è la mia parte adesso che è morto? Quanto fa? 150 milioni. Quando è arrivato lei qui? Sono partito ieri, l'altro ieri, di notte. Stavo malissimo, non riuscivo neanche a guidare. Non capivo più niente. Per questo poi sono andato in quella pensione, perché volevo dormire un po'. Ho pensato che avrei parlato con lui, con mio padre, quando fossi stato meglio. Sentite, io sono stanco. Se dovete dire qualcosa, ditela. Non c'è niente da dire. Torni pure in albergo. Quando sei arrivata? C'è anche mamma? Sì. Ti sono venuti a prendere, ci hanno portato nel magistrato, adesso qua. E mamma dov'è? Dentro. Tu l'hai già visto? Vai dentro. Vai dentro. Vai. Lei come l'ha presa? Malissimo. Vai dentro. Vai dentro. Possiamo rivolgerci. Una ditta, non so. Ci sono tutte quelle cose da fare. Il trasporto, come si fa? Ci vuole un permesso. Non so neanche se c'è una tomba al cimitero. La sua famiglia aveva una tomba, mi sembra. È tanto tempo che non ci andiamo. Per noi basta il riconoscimento di tua madre e tua sorella. Non c'è bisogno che guardi se ti fa impressione. Ricordi quel neo sul collo? Non se l'era mai voluto far togliere. Elena, che non glielo diciamo? No, non glielo dire adesso. Che cosa? E
Lina si sposa. Non subito, però. Sì, appena Renzo si fa dare la casa dalla madre. Ah. Auguri. Congratulazioni. Contento. Hai visto che qualcosa di buono capita? Basta. Mamma, basta. Avanti, dillo. Niente. Avanti, dillo. Niente, mica sono scena una sera per lui. Comunque, a quest'ora con questo non esci, neanche fosse il più bravo del mondo. Non si danno appuntamenti a luna di notte. 5 minuti. Ma che 5 minuti? Ma cosa fai? Mi prendi per il culo? 5 minuti. Te non esci. Le devi capire le cose, Katia. Cresci, perché mi sono stufato di spiegarti. No, non ti ascolta, no. Apri. Ciao. Allora ti sposi? Appena Renzo trova la casa. Oppure adesso che sei in lutto aspetti un po'? Non aspetto nemmeno un secondo. Sai che non me l'aspettavo da te, questa cosa? Tu sei sempre stata quella brava. Credi che mi sia piaciuto? Pensi che sia stato bello per me essere brava? Quella buona, brava che non ha problemi, non dà problemi. Ho paura. Di cosa? Di tutto. Magari anche lui aveva paura. Di che? Di tutto. Di te. Lo sapeva che ce l'avevi con lui. Lui lo sapeva che gli davi sempre la colpa. Per questo è andato via con quella lì. Tu l'hai fatto andare via. Ma quante stronzate che dici? Che cosa ti è successo? Che cosa ti è successo? Ma che mi è successo? Non mi è successo niente. Mi piace, signora. Capisco che è brutto, soprattutto per lei. Questo posto non mi è mai piaciuto. 3 mesi da sola con i bambini.
Luci veniva solo in agosto. Può essere utile alle indagini. Voi potete notare cose che a me possono sfuggire. Sì, sì. Avete sentito i vicini? Quasi tutti. Possibile che nessuno fa niente e non ha visto niente? Prego. È tutto come l'abbiamo trovato. Niente. Non stia lì, le porto una sedia. No, 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 grazie, va bene così. Mamma. Vuole che torniamo un'altra volta? Non so, mi dica cosa dobbiamo fare. Solo vedere se notate qualcosa di strano. Dove l'avete trovato mio marito? Hanno lottato per tutto l'appartamento e poi sono finiti qui. In camera da letto. In camera da letto. Ho detto camera da letto? Mi scusi. Volevo dire qui. In bagno. Trabocchetto. Come? Ho fatto un trabocchetto. Quello che ha ammazzato papà... Lo sa che non era in camera da letto, magari se era uno di noi si tradiva, cioè. Ha fatto un trabocchetto. Ma me ne vado. Signora, le assicuro... No, 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 la camera, il bagno, non ci siamo. Ho solo fatto confusione con le stanze. Siamo obbligati? No. Allora ce ne andiamo. Elena! Signora, lascia almeno che l'accompagni. Prendiamo un taxi, non si disturbi. Signora, per favore. Lasci perdere, guardi. Lasciami. Allora, Elena, come facciamo? Dove sono questi taxi? Adesso c'è il bar, chiamiamo, non so. Chiamiamo. Marco, tu non vieni con noi? No, io vengo a piedi. Voglio fare due passi e vengo a piedi. Vieni. No, no, ma io non sono capace. Che ci vuole? Devi solo stare in porta. Ok. Giacomo! Senti, senti. Senti una cosa. Ma noi ci conosciamo? Marco, se ti chiedo una cosa mi rispondi. Che cosa? Nella storia di papà, tu non c'entri. Me lo devi dire se c'entri. Come ti viene in mente?
là nell'appartamento. Ho sentito il tuo dolore. Era il tuo odore, io lo conosco. Tu sei matta. Non mi dire bugie, Marco. Io lo devo sapere. Se è, lo devo sapere. Poi non ti faccio niente, anzi ti aiuto. Ma tu non lo devi dire. Io non ho fatto niente. Giuramelo. Te lo giuro, va bene? Guardami negli occhi e giuramelo. Non sono più un bambino, no? Vuoi che te lo giuro ancora? Te lo devo giurare un'altra volta. Te lo giuro. Mi credi adesso? Ti credo. Come hai fatto a pensarlo? Scusami. Dai, andiamo. Io vado a nuoto. Ma dai, mamma, vieni qui che è lontano. No, mi va, mi va. Mamma, è lontano, dai. Mamma. Esci anche stasera? Se poi vuoi passare ancora dalla mia stanza. Basta che mi avverti che mi hai fatto prendere un colpo. Non mi dispiace, pensavo che non fosse una scottina. Hai scavalcato? Ma non lo faccio più. No, no, ma non mi importa. Mi dispiace per suo padre. Ma la polizia quando lo trova l'assassino? Non lo so. Tu quanti anni hai? 15. Beh, adesso finisco ad asciugare i capelli. Scusa. Arrivederci. Ciao. Almeno aspettate domattina. Ma no, tra due ore siamo a casa. Almeno stanotte dormo nel mio letto. Sai, io fuori dal nido non ci so stare. L'idea di lasciarlo mi fa star male. Ciao. Vuoi dirmi qualcosa prima che vada? Che cosa ti devo dire? Io posso aiutarti se tu mi aiuti. Se tu mi aiuti a capire. Non c'è niente da capire. Thank you.
Che c'è? Io so chi sei. Che vuol dire? So quello che hai fatto. A parlare. Che mi ha fatto uscire ieri. Grazie, ci ha salvato. Senta, volevo chiederle una cosa, però se dice di no, non ci affidiamo. Cosa? Ha detto lei che potevo, cosa, che cosa? Se ci passare nella sua stanza stasera. Nella mia stanza? Perché? Nella mia padre ci becca. No. Scusa, no, no, guarda, mi spiace, sì. Te l'avevo detto io, tu sei matto. Senti, tieni, Grazie. Vedrà che non faremo così, no? Dai, fate quello che volete. Non t'azzardare a toccare mio figlio. Sono il papà di quel bambino, hai capito? E cosa volevi da lui? Ieri al condominio. Niente. Sì? E perché sei tornato indietro? Perché sei andato da lui mentre giocava? Volevi mettergli paura? Capisco quello che dici. Guarda che se succede qualcosa di male a mio figlio, t'ammazzo! Sei matto, sì. Ascolta. I miei bambini ti hanno visto quel giorno, ma loro non hanno capito chi sei. L'ho capito io. Io non ho fatto niente. Bisogna stare attenti ad accusare. Cosa fai, minacci? E allora perché non mi dici di andare alla polizia, eh? Dimmelo di andare alla polizia! Sta di cazzo! Thank you.
Cosa vuoi? Sono io, ti senti male? No, vai via, per favore. Dai, tu stai male, ti porto qualcosa? No, non ho bisogno di niente, grazie, non ho bisogno di niente. Mica ti devi vergognare se stai male. Tu mi spiavi? Non riesco a dormire. E poi mi piace guardare la gente. Capisco un sacco di cose guardando. Grazie che ci hai aiutato. Sei contenta? Sì. Le cose sono sempre meglio quando te le immagini. E lui, il tuo ragazzo, com'era? Normale. Pesava. E tu? Ce l'hai la ragazza? Sì. Sì, come si chiama? Non me lo ricordo. Allora non è vero che ce l'hai. Sai una cosa? Dimmi. Io non ce l'ho mai avuto una ragazza. Com'è possibile? Forse non mi vogliono. Non è vero. Sono un bel ragazzo, sì. Vabbè, ti lascio dormire. Non ci pensare più a cose brutte. Che dobbiamo fare? Niente, tu non devi fare niente. Siamo? È ancora un attimo, il dottor Legato sta arrivando. Noi aspettiamo qua. Aspettiamo il soggiorno. Ci sono quelli là? Persone che servono per il confronto. C'è da aspettare un po'. Ancora le impronte. Questa è casa tua, no? È pieno di tue impronte, non valgono niente. Sono stato al tuo paese. Ho anche incontrato il tuo medico. Non ti ha aiutato? Non mi piaceva. C'è qualcuno che ti piace? Lo so che non sei un delinquente. Lo so che c'è un altro motivo. Che motivo? Io non ho fatto niente. Rinaldi, adesso possiamo portarlo dentro. Se tuo padre ti ha fatto qualcosa, dillo adesso. Può esserti d'aiuto a questo punto. Mettiti pure là. È un confronto. Facciamo presto.
un attimo. Sì, va bene. Chiamo io il signore in posizione. Vai alla finestra. Aprite la tenda. Bisogno di altro tempo. Possiamo accompagnare il signore fuori. Che cosa hai in mano? Una pietra. Dove l'hai trovata? L'ha data un mio amico. Cosa devo fare adesso? Quello che vuoi. Come quello che voglio? Puoi stare tranquillo. Che vuol dire stare tranquillo? Puoi pure tornartene a casa. Cosa vuoi? Sono tue. Sì. Sono belle. Che c'è? Hanno detto che posso andare via. Che succede? Usciamo un attimo, eh? Sei contento che te ne puoi andare? Cos'è successo là, con quei bambini? È successo che puoi tornare a casa tua, alla tua vita. Perché? Perché abbiamo preso il vero assassino. Quell'altro, quello che ha fatto il confronto dopo di te. I bambini l'hanno riconosciuto. L'abbiamo trovato con il portafoglio di tuo padre in tasca, anche precedenti per rapina. Lui dice che l'ha trovato sotto un ponte. Naturalmente nessuno gli crede. I bambini potevano ribaltare tutto e invece hanno confermato. Sono solo bambini. Andate piano, per favore. Lo sai che mi mancava per sospettare fino in fondo di te? Un motivo. Sì, c'era la storia dell'appartamento, la tua quota, 100, 150 milioni. Ma tu sei uno che ammazza per 150 milioni. Allora mi sono chiesto di tutto. Ho anche pensato che tuo padre gli avesse fatto del male. È così? Ti ha fatto qualcosa? Guarda che me lo puoi dire. Facciamo
Facciamo che qualsiasi cosa dici qua è detta per scherzo. Parliamo per scherzo. Parliamo per scherzo. È successo qualcosa tra di voi? Sì. Era successo un fatto. Quando? Quando ero piccolo, avevo 12 anni. Che ti ha fatto? Papà mi aveva... Non mi ha fatto niente, mi aveva... visto. Ci aveva visto. Mi aveva visto fare qualcosa. Che cosa? Una cosa. Non ce la faccio. Una cosa sporca. Una cosa... brutta, vergognosa. Eri solo? Eri con qualcuno? Qualcuno ti ha costretto? Ma non è importante questo. Io pensavo che non ci fosse nessuno in casa, invece lui è entrato e mi ha visto. Guardato mentre ero in quel modo e poi è scappato via. E ti ha punito? No, non ha mai fatto niente, non ha detto mai niente, ha fatto sempre finta di niente. L'hai ammazzato per questo? Io non ho ammazzato nessuno, stiamo parlando per scherzo, no? Certo, stiamo parlando per scherzo. Però tu dopo quell'episodio sei stato da un dottore. Stavi male. Ma io non sono mai stato malato, io avevo deciso di stare fuori dalle cose, di non caderci più dentro. Niente sbagli, niente desideri, niente di niente. Ero puro. Stavo da solo, stavo in silenzio, però è quando stai da solo che iniziano a venire i pensieri, le fantasie. Che fantasie? È che abbiamo dentro delle cose che stanno in basso, che... sono cose a cui non pensiamo mai, ma che non aspettano altro che di venire fuori. E sono come una voce che ti sta nell'orecchio. Allora, se tu l'ascolti abbastanza a lungo, questa voce ti incanta, e allora inizi a pensare che è possibile, che devi farlo, perché se lo fai ci sarà una liberazione. Però quando lo fai è diverso. È diverso da come te lo sei immaginato. È terribile. E adesso ti sei liberato? Prima non sentivo niente, adesso sento tutto.
sento la luce, i rumori. Guardo la gente, adesso vedo la gente e la invidio. Li invidio molto perché sono fortunati, perché pensano a prendere il sole, a innamorarsi. Tu hai ammazzato per niente. Come vuoi reggerlo? Andiamo. Ecco, vieni un po' più verso sinistra, così, ok. Marco! Allora, ha visto? L'hanno preso. L'ha detto anche la televisione. Magari si tratta di un ladro? L'ha ammassato per poche lire. Che state facendo? Ma stasera facciamo una festa, ma finiamo per mezzanotte. Se deve riposare... Alzale ancora un po'. Il camion, per favore, che c'è lo spettacolo. Bambini, adesso uno spettacolo per voi, ma anche per i più grandi. Il mago cilindro. La mia assistente Bacchetta. Signore e signori, potrei stupirvi con i soliti trucchi, ma grazie alla forza magnetica dei miei occhi posso fare molto di più. Ma mi serve un volontario. Chi vuole venire? Lei? Lei? Vuole venire lei? No, io no. Avanti, non sia timido. Un bel applauso. Come si chiama? Marco. Marco Mantovani. Caro Marco, lei ha un desiderio, un sogno tanto grande che non osa confessarlo nemmeno a se stesso? Un desiderio? Tutti abbiamo un desiderio. Ce l'avrà anche lei? Mi vergogno. Allora è qualcosa di proibito. Ce lo dica in un orecchio. Vorrei andare in paradiso. È difficile, ma si può fare. Silenzio, per favore. Baguette c'è su. Guardami, guardami, guardami. Scusa. Aspetta. Aspetta. Adesso mi serve un nuovo volontario.
Che vuoi da me? Non devi piangere. Non sto piangendo. Non devi piangere per quello. Non vale niente. Tu vali mille volte di più di quella. Se potessi... Se potessi ci stare io con te. Ti vorrei bene io. Che dici? E se mi fossi innamorato di te, che diresti? Sto prendendo in giro. Che diresti? Se mi fossi innamorato di te. Della verità? E a te piacerebbe se fosse la verità? Rispondimi. Io sono libero. Posso andare dove voglio, posso fare quello che voglio. Però mi devi rispondere adesso, perché te lo chiedo un'altra volta. Non lo so. Ma mi posso fidare di te? Un momento! Mi posso fidare di te? Grazie, allora! Dai, adesso... Adesso vai. Torna alla festa, sennò... Sennò ci vedono, chissà che pensano. E tu? Io vengo subito. Poi... Parliamo ancora se vuoi. Però vieni. Ti aspetto. Ci siamo divertiti, ma domattina potrete dormire un po' di più. Abbiamo spostato l'ora della colazione. La sala resterà aperta fino alle 10. Grazie a tutti e buonanotte. Andiamo. Allora, ci hai chiamato tu, no? Puoi aiutare che non ce la faccio.
Ne vuoi una? Senti, ma perché l'hai ucciso? Cos'è? Era cattivo? Ti ha fatto del male? Qualcosa t'avrà fatto. Non ti ammazza uno così. Un motivo ci sarà.